Nel mese di dicembre, in occasione dei festeggiamenti previsti nel cartellone degli eventi agropolesi, il direttore artistico Roberto Apicella ha chiamato in campo l'associazione Ocilento per creare un'alternativa valida al presepe vivente, impossibile da attuare a causa del Covid-19. Le ragazze del team di Ocilento hanno pensato di optare per un presepe itinerante, dando vita a un personaggio simpatico e genuino, Totore, il pastore cilentano. Il tour prevede 3 tappe, la partenza è fissata davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie. Lì ad attenderli ci sarà Totore, che li inviterà ad entrare nelle chiese della piazzetta e del borgo per mostrare loro gli spettacolari presepi artigianali riprodotti e nel mentre, come la tradizione dei cantastorie vuole, racconterà a grandi e piccini la storia della nascita di Gesù in una chiave rivisitata, ironica ma soprattutto identitaria attraverso i prodotti simbolo del Cilento. Le restanti tappe condurranno tutti i presenti nel borgo presso le chiese della Madonna di Costantinopoli e dei Santi Pietro e Paolo. Il servizio è del tutto gratuito, dichiarano dall'associazione Ocilento, pensato e immaginato per le famiglie e i bambini del territorio e per i tanti visitatori che sceglieranno Agropoli quale meta invernale del loro soggiorno nel Cilento. È un progetto originale dove non mancano però la fede e la tradizione che a Natale la fanno da padrone, ma ciò che conta più di tutto è che attraverso questo percorso i bambini avranno modo di sviluppare anche delle conoscenze legate al loro territorio d'origine. Ad accompagnare il costume di Totore infatti ci saranno foglie d'alloro, un sacco con i ceci di Cicerale e un'ampolla contenente olio d'oliva. Per informazioni e prenotazioni 320 56 22 145. Tanti auguri.